Claudio Biancalani gestisce il Soundcheck Studio di Prato. Claudio ha ospitato una mia clinica questa primavera e, come sto facendo con tutti gli organizzatori, gli ho chiesto di offrire un piccolo spunto per la mia pagina. Essendo lui però fonico e chitarrista, non potevo mica chiedergli di farmi un video sulla doppia cassa o sui rudimenti ibridi. Allora ha realizzato per noi un video estremamente utile che ti consiglio di guardare fino alla fine, soprattutto se non hai tanta esperienza in studio, dove offre 5 consigli utili a tutti i batteristi che devono affrontare una registrazione. Claudio, vai! Ciao a tutti, sono Claudio Biancalani di Soundcheck Studio. E con questo video volevo darvi 5 consigli a tutti i batteristi che si apprestano ad entrare in studio di registrazione. Prima di tutto voglio ringraziare Dado per questa opportunità e invitarlo di nuovo al Soundcheck Studio per i prossimi appuntamenti. Primo consiglio: controllare e curare l'accordatura. Sembra una cosa banale, ma non lo è ovviamente. Controllare e verificare l'accordatura è una cosa fondamentale. Sapete benissimo che ogni accordatura dà una risposta rispetto alla bacchetta e rispetto al suono ottenuto. Proprio per questo rispecchia anche il vostro modo di suonare e il vostro timbro. È ovvio che un'accordatura ottimale per un live non è detto che sia la migliore anche in studio, però già definisce il tuo stile e il tuo modo di suonare e la tua intenzione del suono finale. Cerca di entrare in studio con le idee chiare, così da poter avere meno perdite di tempo, perché sai benissimo che in studio più tempo perdiamo, più saranno le spese. Oppure, a parità di budget, meno tempo avrai per poter correggere o perfezionare determinati dettagli. Secondo consiglio: studia i brani con il metronomo. Con studia i brani con il metronomo non intendo solamente imparare i pezzi con l'uso del click, ma lavoraci in maniera creativa. Cerca di imparare bene i brani a un 90% della velocità per curare tutte le dinamiche e un 110% della velocità per poter crearti una resistenza. È ovvio che lavorando in maniera più veloce, quando ti troverai in studio a suonare con il ritmo più lento, ti troverai molto più a tuo agio. Terzo consiglio, questo è un consiglio molto pratico: meno è meglio. Cerca di evitare di portare materiale, set, piatti, fusti che non hai intenzione poi di utilizzare, o perlomeno che non utilizzerai in maniera creativa all'interno di una registrazione. Pensa sempre che il tuo set sarà circondato di microfoni e più cose metterai insieme, più ci saranno possibilità di rientri su più microfoni. Quindi, come ho detto, meno è meglio. Cerca di essere essenziale. Spesso mi trovo a confrontarmi con batteristi che per inserire più elementi al proprio set tendono a stringere lo spazio fra i vari elementi, e questo è controproducente perché ovviamente un fonico deve avere lo spazio per poter inserire i microfoni nei vari punti ottimali per una ripresa migliore possibile. Quarto consiglio: cerca di presentarti in studio con sì un'idea ben definita del tuo suono e del tuo set, ma porta delle alternative. Non è detto che il suono dei tuoi piatti, soprattutto, possa essere quello migliore per essere microfonato. Un piatto che suona bene live non è detto che sia il miglior piatto possibile per il tuo genere e per la registrazione che ti troverai a fare per un uso in studio. Spesso negli studi di registrazione puoi trovare della strumentazione a disposizione. Valuta insieme al fonico quale potrebbe essere quella migliore per le tue esigenze. Quinto consiglio, forse quello più importante: cerca di avere la mente aperta. Questo è un consiglio che allargo a tutti i musicisti e non solo ai batteristi. Considerate sempre che il suono che ascoltate nei dischi è il risultato di un insieme infinito di fattori che è impossibile da riprodurre,
Uno degli strumenti più difficili da riprodurre in questo senso è proprio la batteria. Basti pensare che una batteria, per microfonarla, abbiamo bisogno di almeno una dozzina di microfoni e ognuno può essere una variabile. La variabile dei microfoni, il loro posizionamento, l'ambiente, ci sono tantissime variabili e quindi è difficile poter ricreare perfettamente un determinato suono, un determinato stile e una determinata sonorità all'interno di un proprio set che, ricordiamoci bene, non è detto neanche sia lo stesso di quello che abbiamo come riferimento. Per questo dico apertura mentale, perché dovete sempre affidarvi e confrontarvi con il fonico di studio per ottenere il massimo dall'ambiente di ripresa, dai microfoni utilizzati, dal proprio set, dai propri piatti, dai propri fusti, dalla propria accordatura. Ogni registrazione sarà diversa dall'altra e diciamo che forse è anche un aspetto positivo, visto che avrete la possibilità in questo modo di personalizzarla e rendere il proprio strumento, il suono del vostro strumento, almeno riconoscibile e non identico al suono di altri. Questo secondo me è un valore aggiunto e sicuramente potrebbe essere anche per voi un modo per crescere e creare qualcosa di originale. Lasciate pure un commento se questi consigli sono stati utili, se ne avete altri, e per qualsiasi cosa contattatemi. Scrivete pure alla mail soundcheckstudiorec@gmail.com e veniteci a trovare al Soundcheck Studio. Ciao da Claudio!